Bentrovati amici del Centro Meteo Italiano, velocisti sugli scudi nella settima tappa del Tour de France che venerdì 13 luglio porterà il gruppo da Fougères a Chartres per un totale di 231 km che toccheranno ben 4 regioni a partire ancora una volta dalla Bretagna. Non ci dovrebbero essere particolari difficoltà per questa frazione con un solo Gran Premio della Montagna di quarta categoria a metà tappa, ma attenzione alla pioggia che potrebbe arrivare a visitare il gruppo. Sono attesi isolati acquazzoni infatti nelle ore pomeridiane lungo il percorso, ma sempre con temperature massime su valori gradevoli fino a 25-26 gradi. Ventilazione prevalentemente settentrionale o nord-occidentale di debole o moderata intensità. Per tutti gli aggiornamenti live seguite il nostro sito e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.